state? Ah, allora, io sono in questo angolo di paradiso. Siamo qui in fiume Sangone. Molti magari si ricordano anni fa, ormai sono passati un po' di anni, quando ero venuta a raccontare la centrale idroelettrica. Oggi però mi sono, diciamo così, dedicata al fiume di per sé. Sono in vacanza, yeah! E quindi ho deciso di venire a vedere anche un po' com'era l'acqua, anche perché insomma un mese e mezzo fa effettivamente non ce n'era moltissima. Oggi con un po' di pioggia, insomma, sappiamo, l'acqua si è anche risollevata, e sono venuta a vedere un po' le pozze che si sono formate anche per poter fare magari dei bagni. Certo è che oggi il tempo non è che sia dei migliori, diciamolo, quindi fare un bagno vorrebbe dire anche rischiare di prendere un po' di frescolino, e magari con la mia salute un po' cagionevole forse è meglio non farne troppi oggi. Vabbè, ci tornerò quando sarà bel tempo. Comunque sia, secondo me è sempre bello camminare così, esplorando quello che è il fiume in generale, ma soprattutto ascoltare quelli che sono i suoni della natura. Tra l'altro ho visto delle libellule blu, un blu bellissimo che non avevo mai visto, e mi sono piaciute tantissimo, senza dimenticare insomma che ho visto anche un po' altri animaletti, quelli che stanno sull'acqua, non chiedetemi i nomi, però insomma qualche insettino c'è. Funghi, ve lo dico, non ce ne sono, almeno così dicono i bulaie. I funghetti tra la la, i funghetti tra la la. I funghi non ce ne sono, però non importa, noi siamo venuti per guardare un pochettino il fiume. Tra l'altro, e adesso ve li faccio anche vedere, ho visto anche dei girini che diventeranno delle rane, ranocchie, chissà se ci sarà anche il principe azzurro, baciandone uno. Potrei iniziare già a baciare un girino, così mi porto avanti col lavoro, non lo so. Detto questo, comunque era per dirvi che non mi sono dimenticata di voi, assolutamente no. Anzi, in quest'estate, anche se non ci sono le nostre dirette, avremo modo di raccontare, o meglio, avrò modo di raccontarvi insomma qualche viaggio, qualche giretto che ho fatto, come ancora Legnano, ma soprattutto la Provenza, i campi di lavanda e due o tre posticini che ho visitato. E poi chi lo sa, insomma, l'estate è ancora lunga e quindi è ancora tempo magari a visitare qualcosa, a tornare a vedere magari il fiume e, perché no, fare anche dei bagnetti. Potrebbe essere interessante la cosa. Ma i girini io li ho visti e vi faccio vedere dove. Saliamo di qua che è asciutto e rischio di non scivolare. Erano qua forse. Mamma mia, li ho visti prima. Potrei vedere, che li vedo. Ah, ecco, guardate qua. Guardate qua i girini. Questi qua. Questi. Lo so, sembrano quasi spermatozoi, ma sono girini. Oh, la natura è quella. E ce ne sono tanti. Quindi, come vi dicevo, diventeranno delle belle rane. Ce n'è una anche qua, guardate qua. Oh, sono morbidissimi. E vabbè, loro sono nel loro habitat, piano piano crescono. Quindi un motivo in più per tornare a vedere se saranno diventate dei bei ranocchi. O ranocchie, per carità, non si sa. Ma il bello anche di questo posto è poter assistere a quello che la natura ci racconta e ci circonda. Guardate come il bosco e queste cascatelle che effettivamente insomma ci portano anche a aver voglia di sederci in mezzo e farci fare un po' di idromassaggio praticamente dall'acqua. Ci sono comunque delle pozze, aiuto, messe in un modo che effettivamente ci si può sedere e fare l'idromassaggio, quindi bello, bello, tutta una cosa naturale. Va bene, che dire, visto che le cose sono naturali, non ci resta che ho fatto la camminata, pian pianino, togliermi anche le scarpette, le calzine, fermarmi qui ad ammirare ancora un po' la natura, sperando che in qualche modo il sole torni a uscire, che mi riscaldi ancora un po', che possa effettivamente abbronzarmi e poi chi lo sa fare anche un bagnetto. Là sotto c'è una pozza spettacolare,
ma oggi magari no. Ci vediamo per un'altra volta, per un altro tuffo insieme. Comunque non disperate che io ci sono, non sono scappata. Un bacio a tutti e buona estate. Mi raccomando, seguitemi, perché di cose belle da raccontare ne ho tante e presto saranno nuovamente per voi. Ciao! Adesso vado a fare una foto per Instagram, perché mi dicono che sono sempre troppo poco social, e allora ne approfitto, vado a sedermi su una roccia e mi faccio fare una foto. Ma voi avete visto di tutto. Ciao!